Svuota la spesa Bennett. Allora, pasta fresca all'uovo, che non mi ricordo quanto è, comunque i prezzi ve li dico dopo. Colgate white, bianco, questo qua lo volevo provare, nuovo, lo proviamo. Questo qui che in tanti fanno pubblicità e lo volevo provare, ai carboni attivi, Planitz, boh, dopo ve lo farò sapere. Gli spinaci a cubetti, che siccome siamo a dieta, cioè io sono a dieta, mangiamo le verdure. Fagioline e patate, questi sono buoni, vi consiglio. Poi un'altra confezione di spinaci a cubetti. Io ci metto la mozzarella ed è buonissima sopra. Un'altra pasta che proverò. Carotine. E le queste qui si chiamano presine. Queste sono carine. Che così almeno cambio quelle là. E sono fatte così. Poi, secondo sacchetto. Questi che però non sono miei. Questo qua l'ho preso perché volevo provare. Grazie. È il gratin con patate e spinaci. Vorrei provarlo. L'ho preso per provare. Poi le zucchine. Questo è 84 centesimi. Ne ho presi due. Poi questo qua che l'ho visto a 2 euro, no 3 euro, e lo volevo provare, per cui il misto funghi con specchi e funghi porcini. Ho preso la pasta all'uovo per farlo. Grazie, che fai troppo casino. La pasta all'uovo. Questa è da scongelare, da congelare. Invece questa la facciamo stasera. Questa qua è con zucchini e gamberi, le voglio provare e vi farò sapere se è buono. Questo qua lo lascio fuori. Vediamo. Vediamo se c'è qualcos'altro. Il white, che questo qua dicono che è ottimo, e anche questo volevo provarlo per vedere se i denti diventano bianchi. Adesso vi dico i prezzi, perché non so. Allora, lo scontrino. Allora, in totale abbiamo speso 25,64. Per cui, allora, le presine 1,75 euro. Le carote 1,19 euro, le parpadelle con l'uovo 99 centesimi, gli spinaci a cubetti 98 centesimi, i fagioli patate 1,99 euro, spinaci cubetti 98 centesimi, sugo, funghi, zucchine, quello che vi ho fatto vedere, 1,99 euro. E invece quello funghi speck, sempre 1,99 euro perché era in promozione. Poi dentifricio white 2,99 euro, quello Colgate se non sbaglio 3,29 euro, hanno scontato il 30%, invece quello nero al carbone 3,45 euro, che è quello che è costato molto di più. Gratin di patate 3 euro, vabbè 2,99 euro, le zucchine fuse 84 centesimi, poi vabbè ti fanno pagare anche la confezione, il sacchetto bianco, praticamente questa, di 2 centesimi e il sacchetto 20 centesimi, in totale 25,64 euro. E abbiamo 591 punti, non è neanche tanto.
Comunque ve lo farò sapere se è buono. Perché è nuovo, mai mangiato e vabbè, sì, è congelato, però chi se ne frega. Vi farò sapere. Queste qui ovviamente le cambio perché le ha date fuoco. Ho dato fuoco alle presine, mia mamma, e allora ho voluto comprarle nuove che sono in promozione invece di 3,90€, 1,70€, se non sbaglio 75. Però sono carine perché sono blu, Roy e qualcosa. Sono fatte così. E poi niente, vi farò sapere anche per questi due dentifrici, anzi tre, se mai, vediamo, questi tre. Questo avevano detto, ne stanno parlando di tutti di più, io volevo vedere se è davvero nero nero, volevo aprirlo già con voi, però non so se... C'è pasta nera, per fortuna è di 75 ml, perché se per caso fa cagare come l'altro dentifricio, giustamente, adesso non so se riesco ad aprirlo, c'è il tappino, bene, e non riesco. Questo qui, vabbè, credo che quello che fanno in pubblicità, Matte White. Però questo è nuovo, nuovo, vediamo, vediamo, oh mio Dio, dall'odore sembra, sembra menta, però vedremo, vi farò sapere. Niente, questa era la spesa, e fatemi sapere se anche voi avete acquistato queste cose. Una spesuzza piccolina. Che poi si poteva aprire anche da qua. Non so perché. Boh. Che strano. Comunque, siccome ho visto che su Instagram ne parlano tutte di questo dentifricio, allora lo volevo prendere. Però 3 euro e quasi, adesso non so, 4 euro di dentifricio è tanto. Vedremo se farà qualcosa oppure sarà come l'altro che lo dovrò, diciamo, dare ai miei. Spero di no, che l'ho spesi bene. Ok, niente. Un bel mi piace, ci vediamo al prossimo video. E se vi piacciono questi video di svuota la spesa, per modo di dire, quello che riesco a farvi vedere, ve lo farò vedere. Perché la maggior parte della spesa la fa mia mamma e giustamente non sto a farla i video della spesa. Però quando le faccio io vi farò questi video qua. Ok. Vabbè, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!